i <laughs> Allora ragazzi abbiamo fatto questa passeggiata lungo il corso d'acqua. Questo corso d'acqua chiaramente non finisce qua. Eh, finisce, le scaturigini sono ancora ben eh, al di sopra diciamo, di questa opera idraulica che abbiamo fatto. Perché l'abbiamo fatto questa opera idraulica? Perché al di, al di, qua, al di sopra di, questo, di questa opera idraulica c'è ingente quantità di materiale che ancora è eh, diciamo, eh, abbancato, depositato nell'albo del torrente. Chiaramente era impensabile svuotare tutto il torrente perché diventava uno spreco anche di risorse perché avremmo dovuto impegnare tutte le risorse, anche quelle fatte per questi lavori, per svuotare il torrente. Quindi eh, diciamo, abbiamo ritenuto che questo materiale che voi vedete anche abbancato qua, e man mano che salite anche c'è materiale sabbioso, possa nel tempo, in concomitanza di eventi piovosi, transitare, scivolare e andare a, ad arrivare nel suo posto naturale che è il delta fluviale, il mare. Il mare si alimenta dal corso d'acqua, quindi se il corso d'acqua non è in qualche modo eh, progettato correttamente e noi pensavamo magari di bloccare completamente qualsiasi eh, diciamo, eh, modo di transitare il materiale nell'alba del torrente, non avevamo fatto una buona progettazione. Allora, perché questa biglia si chiama biglia selettiva? poi magari quando andremo a saponerare faccio vedere un altro tipo di biglia selettiva, ma il concetto è sempre lo stesso. Perché? Perché nel caso di aumento piovoso particolarmente intenso, quindi ci sono franamenti, delle montagne, alberi e quant'altro, questo rappresenta un primo presidio, cioè un primo ostacolo all'eventuale quantità di materia che dovesse transitare. Quindi si dovrebbe riempire tutto, tracimare al di sopra. E consentire però che una parte di questo materiale possa, diciamo, scendere perché, nel, nel periodo cosiddetto di magra, ordinario, l'acqua e il materiale deve transitare. Nel caso dell'eccezionalità dell'evento, si può anche riempire tutto e fuoriuscire. Quindi, questo perché, perché anche nei guardi del terremoto. Eh, diciamo, non possiamo noi pensare di contrastare la natura, cioè, se noi pensiamo di contrastare la natura, la partita è persa. Non esiste infatti anche nei riguardi del terremoto, lo dico perché anche alla luce di quello che è successo negli eventi ultimi dell'Emilia Romagna, del Modenese, eh, cioè uno deve, come si dice, fare delle case, può fare delle case sicure, ma non c'è la possibilità di fare, avere la sicurezza assoluta perché c'è sempre un margine per cui quelle case possono anche non resistere. Però sicuramente se uno progetta sia delle opere idrauliche nei confronti delle problematiche del dissesto, o sia delle case antisismiche, ha la possibilità di salvarsi, di uscire di casa, di mettersi in salvo e di eh, fare in modo che quelle case possano resistere a un certo terremoto. Certo, se arriva un terremoto distruttivo come qua, se arriva un evento talmente eccezionale, è chiaro che non, ci, non, ci, non possiamo pensare che eh, la... Alla sicurezza assoluta, ma c'è un modo di abbattere, eh, attenuare il rischio sia sismico che, che, che idraulico e questo abbiamo cercato di fare. Cioè, le opere che noi abbiamo progettato sono progett opere che abbiamo cercato di eh, attenuare e mitigare il rischio idraulico e idrogeologico che c'è in questa zona. Quindi con la natura uno deve avere un rapporto diciamo, quasi dialettico, cioè deve pensare che la natura è portatrice di, eh, di cose belle, perché questi massi, queste pietre, questa sabbia servono per alimentare la spiaggia e se non ci arrivano la spiaggia erode e quindi il mare invade poi le case. Qui c'è una falda, ma voi non la vedete, ma al di sotto, a circa 4-5 metri, c'è un, 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 un... si chiama un subalvio. Tipo un ruscelletto che scorre al di sotto di questa, diciamo, di questa superficie. Quindi nei periodi estivi l'acqua continua a scorrere. Infatti, se noi facciamo un foro, se dovessimo fare un pozzo, troveremmo l'acqua. Infatti, molte campagne qua hanno i pozzi e attingono diciamo, acqua da questo subalve Nei periodi pieni allora questa falda emerge e scorre al di sopra del letto del torrente. Quindi, questo rapporto diciamo naturale, la falda che si abbassa nel periodo estivo e si innalza nel periodo invernale. È una cosa bella e se noi in qualche modo ostacoliamo, blocchiamo, facciamo delle opere che in qualche modo non sono rispettose della natura, sicuramente noi abbiamo fatto una cosa bella. Quindi anche nel fare l'intervento, avete visto, abbiamo usato le pietre, i muri, abbiamo potuto fare un muro in cemento armato. No, invece abbiamo cercato di fare un muro rivestito in pietra naturale. Abbiamo, il torrente era a 3 metri, come era prima, il torrente originariamente era ristretto a circa 2,50 m. Abbiamo in questo tratto voluto mantenere perché... Perché ci è sembrato bello mantenere questa memoria storica di come il torrente all'origine. E nello stesso tempo però allargarlo perché? Perché nel periodo di magra, di, eh, diciamo nel periodo estivo, o nel periodo invernale in cui l'acqua scorre sempre in maniera contenuta, può continuare a scorrere là. Nel caso di piena eccezionale invade diciamo, le aree colenali, che sono le aree esterne. Quindi per noi il letto del torrente è circa 40 metri, quello che si è formato. Che è quello che abbiamo realizzato e creato, diciamo, con questa nuova progettazione. Quindi ci siamo fermati qua perché l'iniziale progetto che avevamo richiesto è arrivato fino a un'altezza, diciamo, eh, maggiore. Però, siccome non ci hanno dato tutti i soldi, invece, invece di dire no, non facciamo niente, abbiamo pensato di fare uno stralcio, un lotto, cioè di realizzare. Questo intervento fino a qua, da qua eh, più avanti invece, pazienza, anche se non, ci sono, non abbiamo potuto fare altre opere. Però riteniamo che questa prima opera idraulica, tutte le opere, le altre briglie e soglie che voi avete visto, e soprattutto il ponte realizzato con un'arcata e con una larghezza. Notevolmente maggiore di quella originaria, garantisce maggiori eh, margini di sicurezza a questa comunità. Questo è stato il progetto e credo che l'abbiamo raggiunto. E prossimamente completeremo con l'asfalto, vi dicevo, e anche col collaudo, e quindi apriremo alla pubblica fruizione. Ed è bello che voi veniate a passeggiare nel torrente, a farvi anche delle, delle gite perché dovete vivere il vostro territorio, dovete vivere la natura perché quando uno vive la natura la ama. E se la ama, riceve anche delle cose belle dalla natura. Ma se uno non, 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 non gira, non vede, si lascia magari anche condizionare da quelli che sono dei giudizi degli adulti. Gli adulti possono avere idee anche sbagliate. Io posso anche dire delle fesserie, ma per potervi voi fare una coscienza critica dovete capire, ragionare, riflettere e farvi una vostra idea perché vanno ascoltati gli adulti ma anche vanno criticati quando voi non condividete quelle che possono essere diciamo le iniziative e le idee perché noi non siamo diciamo la verità assoluta noi abbiamo le nostre verità le nostre idee voi invece avete la possibilità siccome vi state formando ora le vostre idee di fare anche critica di quello che noi possiamo fare se possiamo sbagliare per esempio quando salivamo io mi sono fermato perché perché giustamente delle le, al, diciamo, le persone che ci accompagnavano in questo giro mi hanno fatto notare dice, sì, ingegnere ingegnerebbe e fece un bello progetto, però noi abbiamo le campagne in queste zone e abbiamo necessità di raggiungere. Giusto? Tuttavia, io. io purtroppo non, mi, non avevo questo, questo eh, compito progettuale. Il mio compito progettuale era quello di realizzare un torrente, un corso d'acqua che fosse quantomeno più sicuro rispetto a quello di prima. È chiaro però che mi sono posto il problema, perché il compito della pubblica amministrazione è quello di confrontarsi anche con la gente, con la comunità, perché se noi facciamo un'opera che poi la gente non la vuole, non abbiamo fatto una bella cosa. Anche perché noi abbiamo avuto sin dall'inizio un bel rapporto con la comunità, ci hanno sostenuto, quindi è corretto anche ascoltare la gente e cercare di risolvere i loro problemi. Per cui le scalette che voi avete visto o la larghezza del muro ha questa finalità, quello di consentire anche il percorso del, del torrente e il del raggiungimento delle campagne. Poi se le campagne hanno necessità di essere raggiunte anche con dei mezzi, diciamo così, a quattro ruote, si, può fare, si possono fare delle rampette in terra per superare il dislivello delle briglie e così, diciamo, ognuno può anche mantenere le campagne con, con dei mezzi perché, eh, sapete, se uno non raggiunge con facilità la, 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 il proprio appezzamento di terreno diventa anche difficile. Mantenerle e soprattutto questo in genere anche dissesto, perché molte delle problematiche dovute al dissesto idrogeologico è anche dovuto all'abbandono delle campagne. Abbandono le campagne crea poi dissesto e crea soprattutto anche gli incendi. Quindi è interesse anche nostro della pubblica amministrazione consentire alla gente di poter raggiungere le campagne, di poter coltivare, di poter mantenere, di poter fare tutte quelle opere che fanno vivere il bacino. Idraulico perché, sennò diventa come un museo che uno fa un museo e poi non, non viene visitato da nessuno. Noi, noi dobbiamo fare in modo che questo museo all'aperto, chiamiamolo così, possa essere visitato, eh, fruito e utilizzato da tutta la comunità. Quest'opera che vedete qua è la stessa tipologia di quell'opera, quella briglia selettiva che abbiamo visto sul divieto, soltanto che qua abbiamo fatto una situazione diciamo, più a pettine cosiddetta perché deve sempre trattenere il materiale grossolano e deve consentire alla sabbia, al materiale fino all'acqua di poter scorrere. Abbiamo anche qui cercato di studiare una forma che fosse architettonicamente valida perché come siamo in corrispondenza del centro urbano ci piaceva anche fare una cosa che fosse quantomeno anche interessante. E il fondo abbiamo fatto sempre a profilo idraulico, cioè l'accompagnamento dell'acqua in un certo senso. E quella, quel ponte che voi vedete a monte verrà demolito perché a monte di questa biglia selettiva verrà realizzata questa sorta di grande vasca di accumulo, sempre con quella stessa logica. Nel caso in cui l'evento piovoso eccezionale che deve, interessa i due bracci, perché il torrente Saponerà ha due bracci: il braccio di destra e il braccio di sinistra. Considerate che Prima per raggiungere quelle case popolari, l'asilo nido, la scuola materna, la a monte, si passava all'alvo del torrente, quindi non c'era altro che viabilità per raggiungere le campagne, c'era la, la viabilità nell'alvo del torrente. Quindi la strada in concomitanza di ogni evento, anche modesto, era interessata sempre da fango, terra Quindi immaginate con quale rischio non solo per gli abitanti delle case popolari ma anche per l'asilo nido la scuola materna era veramente quel modo di progettare sicuramente non rispettoso del territorio quindi la prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo eliminato quella viabilità in e abbiamo realizzato una nuova via che come vedete è una via a questo punto sicura larga abbiamo quindi fatto questa e soprattutto quel ponte in acciaio che voi vedete che è già stato ultimato collaudato e quindi verrà nei prossimi giorni aperto alla pubblica fruizione anche perché Dovremmo demolire questo attraversamento per ricostruire per realizzare e quindi faremo la deviazione. Si passerà da questo nuovo ponte che abbiamo fatto prima non c'era ponte c'era una specie di tombino di un 1,50 m. Onestamente... Quindi abbiamo fatto un ponte di eh, mi pare che sia eh, 14,50 m largo e alto. 4,50 m, che è la via Sicilia, che consente praticamente a questo punto di passare da, dalla, dalla strada statale deviamo e passiamo da qua. Questo ci consente di poter lavorare e demolire quel ponte, lavorare e ricostruire il ponte in maniera tale da, 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 eh, da completare l'intervento. Questo intervento praticamente è fare uno, due e tre ponti, questa briglia selettiva e eh, diciamo, tutte le opere idrauliche a corredo, perché anche a Monte da questo lato abbiamo dovuto fare delle paratie tirantate, a Monte nella a Corvo abbiamo dovuto fare anche altre opere idrauliche, non perché dovremmo camminare per molto quindi magari un'altra volta ci riserviamo di farvi vedere anche queste altre opere però mi piace anche far rilevare come in questa zona che è una zona molto critica perché è fortemente urbanizzata perché c'erano case popolari, attraversamenti c'era una cabina dell'Enel là c'era un immobile comunale era un mercato ittico e qua c'era la casa una casa in cemento armato a quattro piani dell'ex collocatore che abbiamo dovuto demolire lì abbiamo rifatto il prospetto perché ci sembrava corretto così. Come abbiamo fatto in tutte le zone dove siamo intervenuti, abbiamo rifatto i prospetti perché pensiamo anche di fare una sorta di murales, qualche cosa come ricordo anche di quei tragici eventi del primo ottobre. Quindi, cercando sempre di curare anche gli aspetti eh, del decoro urbano. Perché insomma, sì, sono eventi di sommergenza, però ci stanno delle persone. e Quindi, riteniamo che fare anche la ringhierina in quella zona, qui abbiamo fatto il. Il muretto in, in calcestruzzo per una questione idraulica, per avere un ulteriore margine idraulico, perché nell'ipotesi dovesse riempire tutta la vasca, si dovesse riempire tutte le cose, avere una un ulteriore metro e cinquanta di sicurezza è sempre un modo per ulteriormente garantire quindi in questa zona abbiamo fatto il muretto tutto in cemento armato, da là non, non serviva, abbiamo pensato di fare con una ringhierina che richiama un po' tutte le varie ringhierine che abbiamo fatto anche a Santa Margherita dove abbiamo fatto un intervento eh, del lungomare che abbiamo fatto noi, Insomma, più o meno richiama la stessa cosa, la giampiliera al, all'Umbri, quindi curare anche gli aspetti diciamo così, di eh, arredo urbano chiamiamolo in questo modo, per cui dove stai? Una. qua in questa eh. casa? No. chiaramente ah, è molto interessata perché vorrebbe sapere quando finiranno i lavori vero? No. Ah, eh. e allora finiranno non a breve brevissimo considerate voi una cosa importante intervenire eh, diciamo sul tessuto esistente è estremamente difficoltoso se voi guardate quello che è successo all'Aquila all'Aquila hanno pensato sbagliando che era opportuno fare delle case nuove, le famose new town, non so se le avete sentito parlare, le new town che sono? Sono delle specie di case, di, io le chiamo case di cartone, perché sono delle case finte, perché se, se uno deve fare, deve cimentarsi e deve fare delle cose eh, diciamo, in maniera eh, corretta, deve eh, sforzarsi di trovare soluzioni per recuperare il tessuto esistente, mettere in sicurezza l'esistente, perché se uno è nato e vissuto in un luogo vuole continuare a, a, a vivere in quello stesso luogo, quindi spendere dei soldi per deportare le persone spostarle non è una cosa corretta. Lì hanno speso, pensate, 3 miliardi e mezzo per fare queste case, queste New Town e non hanno fatto nessun tipo di Intervento sull'esistente, infatti la gente è estremamente scontenta, protesta, perché a distanza più o meno dello stesso periodo in cui noi abbiamo eh, quasi stiamo completando tutti i nostri cantieri e completare, progettare, espropriare, eh, eh, dialogare con la gente, con le istituzioni, con tutti gli enti che devono dare parere, non è facile. Abbiamo già siamo passati alla fase in stiamo collaudando tutte le opere, quindi riteniamo che. Prima di ottobre, settembre-ottobre, possiamo diciamo, completare tutte queste, queste opere. Quindi, questo per noi sicuramente è un motivo di orgoglio perché ci consente di dimostrare che con delle opere anche piccole, non opere faraoniche come spesso si pensa di fare, si riesce a mettere in sicurezza il territorio, far riacquistare fiducia alla, alla gente, a chi vive in queste zone e soprattutto dare lavoro, perché non dimentichiamoci che dietro ogni cantiere ci sono tanta gente che lavora, ci sono anche maestranze, operai e quindi voglio dire che sì, è un'economia che si muove con piccole opere e con costi limitati, mentre le grandi opere, le opere faraoniche non servono a niente, servono soltanto ad arricchire pochi soggetti. Ogni, ogni tanto faccio un piccolo appunto fuori tema. Eh. Sì, una Presi, come scuola. Desideriamo sapere se la scuola dell'infanzia Andersen, che è ormai è chiusa dopo gli eventi alluvionali, avrà speranza di essere riaperta o se è ormai è destinata a rimanere chiusa, nonostante la messa in sicurezza di questo territorio la scuola dell'infanzia qual è quella che abbiamo ma io ritengo che anche se la zona eh, ha raggiunto un buon livello di sicurezza non sia opportuno quella scuola in quella zona infatti ho detto che quella può essere un deposito eh, comunale una, una zona diciamo, che può essere utilizzata dal comune per archivi per qualcosa, ma le scuole eh, proprio per la loro valenza strategica devono essere messe in zone eh, estremamente più sicure e più immediate quindi là non è opportuno, cioè la localizzazione della scuola al tempo è stata secondo me una cosa che eh, non, non andava fatta. Per cui anche se noi abbiamo fatto questa strada, la viabilità e quant'altro, la, la scuola là ritengo che vada trovata un'altra collocazione. Ecco, questo penso che sia opportuno. Eh. Matteo, Matteo il, il direttore lavori, il progettista dell'Ufficio di del vuoi dire qualche cosa? Te ne stai andando? Ah, non vuoi essere intervistato, va bene e Gabriele Vigliani, questo edificio per me è come se non c'è, è, è, è trasparente. No, no, scherzo, no, è, un edificio, è un edificio privato, quindi il privato avrà cura di provvedere a, a completare, a mettere in sicurezza. Noi già è una gran cosa che abbiamo fatto la viabilità, che riteniamo che sia una viabilità fatta per le case popolari, ma che può essere anche utile per altri che possono in qualche modo eh, utilizzarla. Ma le opere di presidio, di messa in sicurezza a monte, così come abbiamo fatto noi, quelle paratie, fatte a monte, possono essere fatte dal privato legittimamente, e quindi il privato può, eh, fatte queste opere di presidio, completare il fabbricato e quindi eh, fare quello che ritiene più opportuno fare. Sicuramente non è un compito nostro e non ci vogliamo caricare di questo. Noi possiamo mettere in sicurezza le case popolari, le strutture pubbliche, non certamente quello che il privato ha fatto. Secondo me sì, completato prima bisogna fare ecco, a monte le difese corticali e le opere di raccolta di acqua e quant'altro. Fatto quello secondo me si può fare. E qualcuno aveva pensato di demolirlo, non abbiamo ritenuto demolirlo perché demolire significa creare dissesto, perché attualmente il fabbricato paradossalmente tiene anche la montagna, quindi crea una sorta di, eh, di barriera. Quindi se lo demolisce è peggio. Certo capisco che è esteticamente è brutto perché in un contesto tutto sommato in cui demoliamo Resto Ponte, abbiamo la biglia selettiva, abbiamo fatto questi attrezzamenti, è bruttino quel, quel fabbricato diciamo, al rustico. Però eh, purtroppo ecco, non ci siamo potuti fare, so, eh, caricare anche di questa incombenza. Non lo so, ci sono domande? Provi a qualche altra domanda. Prese, è una domanda? Ah, professore, una domanda più, pi, più stringente, più, eh, una critica. Ho ogni ho critica. No, no, una critica non... No, ma no, perché? è una critica costruttiva. Perché il, il vostro lavoro è un lavoro fatto con tutti Prego. i criteri, con tutti i crismi, solo che tante volte le esigenze della popolazione eh, non, eh, diciamo sono diverse da quel, dal, dal modo come voi lavorate, come voi progettate, perché il singolo cittadino, il proprietario, spesse volte guarda gli interessi personali e non guarda gli interessi della collettività. Evidentemente queste opere sono per la collettività, servono per tutti, servono a non ripetere la tragedia dei morti, per cui spesso spesse volte dobbiamo sacrificare anche quello che è il nostro personale. Però eh, egoisticamente parlando e parlando anche come cittadino, eh, ognuno di noi vorrebbe anche la... Eh, come dire, i, avrebbe il piacere di avere un po' le proprie campagne, i propri terreni sistemati, perché la salvaguardia della campagna è anche salvaguardia dell'ambiente, salvaguardia un po' dei paesi che sono urbanizzati, credo che sia anche così. No, ha fatto bene a dire questo perché in effetti noi abbiamo fatto una serie di incontri con l'azienda Foreste. L'azienda Foreste anzi si è impegnato Matteo, a eh, diciamo, continuare in un certo senso questa nostra attività, facendo tutta una serie di piantumazione di macchia mediterranea, perché sappiamo quanto la macchia mediterranea ha un'azione regimante e, 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 ha, e quindi è importante che poi un ente pubblico come l'azienda... Mantenga questi territori, eh, vigili eh, che, a, a, affinché non ci siano anche incendi, l'abbandono, perché sappiamo che l'abbandono e gli incendi sono causa di distesto quindi è un meccanismo virtuoso. Io quando vedo che la gente a scaletta come a Giampilieri si rifà i prospetti, riprende diciamo, l'attività, significa che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, far riacquistare fiducia alla gente attraverso quelle opere. Quindi se ognuno fa la sua parte. La scuola ha un'attività una fondamentale perché far capire ai ragazzi quanto le istituzioni si svolge il loro compito diventa un meccanismo ecco virtuoso, quindi i professori, le istituzioni, l'amministrazione, la gente, cioè ognuno deve fare la sua parte e alla fine secondo me il meccanismo diventa un meccanismo che è quello che riteniamo oggi abbiamo potuto constatare con mano, cioè opere che noi chiamiamo invisibili, perché probabilmente se uno non viene qua non se ne rende conto perché non danno la visibilità di una, di una stato, di una piazza, ma sono opere che servono a mettere in sicurezza il territorio, a dare fiducia alla gente e poter in qualche modo Pro progettare anche il futuro per eh, questi ragazzi Beh prego ah, finalmente anche un ragazzino allora, prego. sarà anche qua possibile diciamo giocare magari anche successivamente per la polizia pulirlo diciamo sì, queste, allora il corso d'acqua, il bene demaniale fluviale è come il bene demaniale marittimo è la stessa cosa quando nella spiaggia voi andate, andate e giocate. Chiaramente se c'è una burrasca non va se c'è mare mosso. Quindi bisogna avere quel rispetto che dicevo prima io, cioè nel senso considerare che il bene fluviale, il bene demaniale marittimo, è un bene che appartiene a voi. Non è un posto dove uno deve scaricare rifiuti o deve utilizzarli in maniera impropria. deve... Eh, percorrerlo, voi pensate che se voi salite lungo il corso d'acqua vedete dei posti più belli perché dovete anzi andare a fare passeggiate, andare a risalire fino ai crinali perché continuando lungo il corso d'acqua il corso d'acqua crea queste vie naturali che servono per scoprire il territorio, per scoprire la natura e per fare in modo che chi eh, utilizza impropriamente per scaricare magari rifiuti, venga anche magari retarguito, denunciato da voi perché quel corso d'acqua appartiene a voi. Quindi nel momento in cui voi vedete che un qualcosa che vi appartiene viene abusivamente utilizzato, avete l'obbligo di denunciare all'autorità competente e quindi quella, la comunità essa stessa si fa garante di quel, di quel bene. Quindi questo bene per giocare, per fare passeggiate a cavallo, a piedi, serve per questo. cioè Noi stiamo cercando di fare delle opere che agevolano anche in qualche modo l'utilizzo del bene. Il bene di maniera fluviale, il bene di maniera marittima, sono beni che appartengono a questa comunità e quindi a voi. Irene, qualche cosa tu la devi dire. No, l'invito è questo. Io il poco lavoro che abbiamo fatto, lo sparlo senza microfono, con, con il comitato è... Per rendere i torrenti e il nostro paese non solo sicuro ma un paese riutilizzabile, in qualche modo rivivibile soprattutto da voi. Il mio impegno personale è stato rivolto pensando soprattutto ai bambini e ai ragazzi, perché io sono cresciuta qua e sono cresciuta giocando sui torrenti e torrente Racinazzi in particolare, da Valle di Scaletta Superiore, è un modo per stare liberi senza troppi controlli perché non passano macchine, le mamme si fidano, ti mandano. E quindi tu, da bambino, da ragazzo, ti senti più libero, ma per scoprire posti dei nostri paesi che non conosciamo. Perché, come diceva l'ingegnere Sciacca, salendo per i Dorenti, ci sono posti bellissimi, tutti quanti. E la cosa importante che ha detto è che dobbiamo essere noi, però, il paese è nostro, non è né dell'ingegnere né del sindaco, né. è di tutti noi assieme come comunità. Quindi, se un posto diventa vivibile, se un posto. Lo, ce ne riappropriamo noi, facciamo solo il nostro bene e quello poi delle generazioni che vivranno. Quindi, l'idea di non buttare spazzatura dei torrenti o anche andare a segnalare chi fa queste cose o le, qualunque cosa vediamo che, che ci sembra non corretta, segnaliamola ai nostri genitori. Se voi non siete non avete ancora non siete maggiorenni, non potete andare direttamente dai vigili o da chi è competente. Anche, e, e poi deve partire da voi. Fare da comunicazione anche con le famiglie perché voi se ragazzi, spesso, noi, io sono più grande di voi, però mi sento ancora un po' ragazzina. Ecco, abbiamo una visione magari un po' più aperta, un po' più nuova rispetto ai nostri genitori. Quindi dobbiamo essere noi stessi a sensibilizzare anche le nostre famiglie e questa opera di impegno fra le istituzioni, per alcuni versi, e le scuole, come è stata in questi anni, la vostra preside ha fatto molto dopo l'alluvione per ri riabilitare questo paese che era completamente devastato. Eh, questo secondo me sarà il futuro del nostro paese, però dipende molto anche da voi. Eh. Vediamo anche Daniela Bruno se vuole aggiungere qualche cosa. Ragazzi, io sono anche un insegnante, quindi vi torturerò. Eh, eh, parto da quello che ha detto Irene, dobbiamo essere cittadini consapevoli al di là del fatto che ha un ruolo, che è istituzione, ma dobbiamo essere tutti cittadini e quindi chi se non ce lo tuteliamo noi, il nostro territorio, purtroppo eh, ultimamente nella nostra mentalità al di fuori di casa nostra non ce ne frega niente, oltre il mio giardino invece non è così, perché ve lo insegna la scuola che è la, in questo momento è l'unica agenzia educativa rimasta e, e, e questa scuola lo fa veramente bene perché è aperta al territorio, a, a essere cittadini perché quello che abbiamo è di tutti e spesso non ci rendiamo conto delle bellezze che abbiamo, ecco perché purtroppo siamo in una terra che molti fra virgolette io dico maledetta ma non lo è così, è piena di contraddizioni, tante bellezze ma tanta disoccupazione, poco lavoro, non riusciamo a, far, a essere imprenditori. E, Oggi i discorsi sono altri: la globalizzazione ci ammazza, ma è anche vero che non siamo stati in grado. Abbiamo tentato di vivere sul pubblico e i risultati sono questi: distruggendo. Poc'anzi, un insegnante. Tu parlavi delle ringhiere già a Santa Margherita dice che i pomelli delle ringhiere non ci sono più, li hanno smontati. Mi chiedo che cosa se ne facciano, che cosa faranno con questi pomelli? Dico voi che siete sempre in giro, segnalate. Quello che vedete perché è importante? Perché tutto que quello che noi vediamo è nostro. Io dico sempre ai nostri ragazzi una frase che è un viaggio dell'animo ma che ho fatto mio guardando il territorio, che il vero viaggio di scoperta non consiste nell'avere nuovi occhi, nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Cioè noi dobbiamo avere nuovi occhi per guardare alle cose belle che abbiamo, metterle a frutto, valorizzandole, tutelandole soprattutto. E questo ragazzi è compito vostro. Noi diciamo sempre che voi siete il futuro, io dico che già siete il presente perché se noi non investiamo oggi su di voi già è troppo tardi, crescete in fretta e quindi buon lavoro a tutti, soprattutto a voi da cittadini consapevoli. Grazie.